Amici, signori, vicini e lontani, un'altra cutscene, sempre di Call of Duty Modern Warfare 2. Al dopo. San Bravo, we're reading 70 bogeys in your sector. Please verify. Very funny, Station. That's a big negative, over. Yeah, might be a glitch in one of the ACS modules. San Bravo, be advised, running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, Station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray 6, signs in your sector of some 100 bogeys. Please advise. Negatory, Station. Scope is clear. I don't know what to tell you. Solar interference, heavy sunspot activity today. Sierra Delta, we may have a minor ACS fault here. Do you have anything on your scope? Sierra Delta, repeat. I'm looking at fighter jets over I-95. How the hell did they get through? Stand by, attempting to contact the nearest unit in that sector. I read you. This is 1st Battalion, 75th Ranger Regiment. Sergeant Foley, acting commander of Hunter 2-1. Do you copy? Over. All stations be advised. Satellite surveillance has been disabled. SOSUS and Paintball's rays are inoperative at this time. Bentornati. Signore e signori, Wolverines. Yeah. Il livello si chiama Wolverines, vuol dire che vedremo tanti Hugh Jackman correre come è Satanatico. Con l'adamantio che gli esce da tutte le parti. Ah. Comunque, per spiegare ai nostri telespettatori, spiega, resto in religioso silenzio. Ricordate quel modulo che abbiamo dovuto prendere nella missione Cliffhanger? Sì. Ecco, è stato copiato dai russi. Wow! In questo modo sono riusciti a penetrare nelle difese americane. Quindi hanno invaso l'America. Davvero? Stiamo combattendo nella costa est. Oddio. Fra poco vedremo Notorious B.I.G. che se ne spara con Tupac. Yeah. Tupac che doveva venire a New York per una convention sul pacifismo. Pacifismo urbano, signore e signori. Peace and love, brothers and sisters. Rispetto totale per due grandi figure della black music degli anni 90. Yeah. Respect, yo, bro. Comunque, stiamo correndo come dei maratoneti. Sì. Con una M9. Come Forrest Gump. Corri, Forrest, corri! Quindi, attenzione qua perché c'è un BMP Badger, non so come si chiama. Una roba che quindi roba. Dovete sparaflesciare delle granate fumogene in modo da passare per un condotto, per una viuzza laterale e salvarvi. Insomma, sì. Salvarvi. È questo. Rudin, questa missione ti è particolarmente piaciuta? Sì, sì, perché dura 25 minuti. Verrà scompattata in 3 filmati. Quindi mica una missionucola di quelle. No, il bello è che questa missione, molti hanno criticato la missione No Russian, no? Sì. Hanno fatto un po' male, nel senso che. Perché Rudin? Illuminami. No, perché hanno tolto l'attenzione da livelli tipo questo. Nella seconda parte del livello vedremo, combatteremo praticamente un rettangolo che è pieno di Starbucks, tipo McDonald's, no? E non può essere questa una critica al capitalismo. I centri nevralgici del capitalismo occidentale. Devastati. E Michael Moore e The Corporation che si uniscono con una pistola. Vero? Vero, grande. Grande. Quindi attenzione. Fumo! O uno si sta sparando un mega cannone o c'è un fumogeno acceso. Colpevole, scusatemi ragazzi. Paga pegno. Scusatemi. Fammi fare un tiro, bro. Paga pegno, prendi line che è da 66 tutta la goccia. Sì. Scherziamo ovviamente. Qua faccio praticamente il credo di essere del western. Oh no, ho preso fiera cosa? Del west, no, del western. Del west. Wild Wild West. Il film con Will Smith. Will, mio amico. Ciao Will. Hello, hi Will, hi. Hi, ciao. Che cazzo ci fai qua su Will? Quindi là c'è. Commento. Là un gambiccio. Là ci sarà un bel camion. Dovete sparare al camion. Rudin, ma ci assumeranno mai in radio? Ma dipende, non lo so. Tipo su Radio Kiss Kiss? Su Radio Kiss Kiss no. Dove? Noi possiamo Radio DJ?
Guarda, io so che le radio clandestine comuniste hanno bisogno di... No, di gli anarchici, personale. Gli anarchici. Ah, hai ragione, dopo la bomba alla Bocconi bisogna diffondere il verbo. Domani ci vedremo un anarchico con la bomba carica. Immagini. Allora, Gianluca noi abita... Noi sospendiamo il giudizio, noi per adesso sospendiamo il giudizio perché siamo politically correct. No, nel senso che saliamo sempre nel carro del vincitore. Quindi se vincono gli anarchici, sì, anarchici. Vincono i comunisti, vincono... No, vabbè, dai ragazzi, si scherza. Si scherza, ragazzi. Quindi, ecco qua incomincia il rettangolo della morte, qua con le varie strutture. Ma il triangolo delle Bermuda o il rettangolo della morte? No, il rettangolo. L'effetto è lo stesso. Quindi... Ma tu ti depili? Così? Così? Sì. Ma è venuta. Sì. Guarda, mancano 2 minuti alla fine del video. Quindi sai che faccio? Non rispondo. Anzi, ah, un okay. Minuto qualcosa. Allora, lo lasciamo. Si può usare la depilazione laser, la classica ceretta. Oppure prendere un nano della Micronesia che ti strappa a mozzi i peli uno a uno. Ecco, questa è la soluzione adottata da Rocco. No, no, meglio dire. Vabbè, signore e signori. Questa parte della missione Starfield svolgerà al termine. Svolgerà appena entreremo nel diner. Appuntamento. Alla prossima puntata. Ciao. Arrivederci.